Omnibus. Attualità, religione e cultura. Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Lo scorso 19 marzo è stato presentato il report 2023 dell'Associazione Meter. Pedofilia e pedopornografia, la sfida contro la pedocriminalità non è un gioco. E oggi noi ne parleremo proprio con Don Fortunato Di Noto, che innanzitutto ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ben trovato! Grazie a voi, ben trovati. Più di 2 milioni di foto e 650.000 video denunciati durante il 2023. I numeri ci aiutano a comprendere la realtà e la gravità del fenomeno. Raccontano, come si legge nel report, un disordine umano, una realtà cruda ma concreta. Dietro ad ogni numero c'è la vita di un bambino o di una bambina innocente. Il report è il frutto di un impegno costante, guidato dalla scelta di stare sempre dalla parte dei bambini. È un grido di dolore, è un invito a prendere coscienza di questo fenomeno e a non restare indifferenti. Don Fortunato, come stiamo accogliendo come società questo grido? Siamo troppo indifferenti, siamo troppo distratti o cosa? Ma è una società innanzitutto che non solo favorisce anche il negazionismo, cioè, perché in effetti quando uno ascolta questi numeri, che come ha già detto lei è di fatto la concretezza reale di abusi già avvenuti, perché sono foto e video, quindi bambini già violati, bambini già lacerati, bambini che abbiamo rubato non solo la speranza, ma l'abbiamo quasi annientata la speranza, è una specie di omicidio psicologico, li abbiamo relegati ad una sofferenza permanente. Ecco, se una società non reagisce, noi ci siamo resi conto che quando abbiamo presentato il report, al di là di tanti che hanno dato spazio al nostro report, c'è stato, facendo una rassegna stampa, il silenzio totale, neanche due righe nella stampa cartacea sono stati riportati questi nostri gridi, questo nostro lavoro, questo nostro impegno. Soltanto Avvenire ha dato in prima pagina la notizia, e poi qualche altro, diciamo, giornale digitale, ma tutto lì. Questo che significa? Significa che da una parte l'informazione non vuole assolutamente parlare di questi fenomeni, dall'altra parte la società che non viene informata e non reagisce perché è narcotizzata sul fatto che evidentemente sono fenomeni, io capisco che sono pugni allo stomaco, perché si parla di neonati abusati, di situazioni gravissime, di disabili minori che vengono veramente indotti alle forme più abiette dello sfruttamento sessuale, non solo sessuale. Quindi questa è la dimostrazione di una società che è indifferente, distratta, che magari gli piace più il gossip, gli piace più, ecco, informazioni che magari riempiono intere pagine. Voi immaginate una foto ritoccata dei reali d'Inghilterra, ha preso tutto il mondo, una foto ritoccata, qui stiamo parlando di milioni di foto di bambini abusati e nessuno dice nulla, nessuno parla, nessuno aggiunge una parola. Ecco, questa è la dimostrazione di come un lavoro silenzioso, ma un lavoro che va ad aiutare, per quanto c'è possibile, i minori che si rivolgono poi a noi, a Meta, al centro di ascolto. Don Fortunato, quali sono gli elementi più preoccupanti emersi durante il 2023, i fenomeni in evoluzione su cui bisognerebbe focalizzare maggiormente l'attenzione? Innanzitutto vogliamo sempre ribadire che internet non è, diciamo, il luogo del male, assolutamente. Internet si riempie di contenuti che l'uomo produce o vuol fare, e con nuove forme di reato, nuove forme di adescamento, nuove forme attraverso le piattaforme social di, tra virgolette, naufragi digitali, dove i bambini possono naufragare perché sono senza sicurezza, senza vigilanza, e quindi c'è una disattenzione dei genitori. Però certo, sono emerse delle tendenze nuove, o anche riconfermando quelle che già noi conoscevamo. Beh, innanzitutto la produzione del materiale che viene zippato nei punto RAR, che sono più di 1.200 i punto RAR che abbiamo segnalato alla Polizia Postale italiana e anche estera, dove lì ci sono un inquantificabile contenuto di materiale, quello è uno. Poi ci sono i social network, che ovviamente vengono utilizzati dai minori senza vigilanza, c'è un grande presenza di adescamento online. Non dimentichiamo che i bambini lasciati soli, lasciati senza
come dire, barriere di sicurezza automaticamente sono indotti a cadere in trappole, e vi possiamo garantire che sono centinaia e centinaia di minori che cadono in queste trappole, che poi è difficile uscirne fuori. C'è il problema dei giochi online, quindi queste piattaforme attraverso i giochi che vengono utilizzati anche dagli adescatori, dai pedofili, per adescare e in maniera poi reale trovare occasioni di incontro. Parliamo della pedomama, cioè le donne che abusano dei bambini piccolissimi, quindi l'infantofilia, i neonati e non solo neonati. Tempo si diceva che le donne era rarissimo che abusassero di bambini, invece sempre di più emergono fotografie, video con donne protagoniste adulte che con bambini fanno abusi sessuali. È gravissimo questo, però anche il femminismo non reagisce perché siamo convinti che è così. E poi tanti altri fenomeni, come ad esempio abusi di animali, soprattutto cani addestrati per abusare i bambini, e anche situazioni legate evidentemente al deep web, al dark web, che è poi il mondo oscuro, dove lì veramente i traffici illeciti sono presenti. Questo lo dico non perché l'abbiamo solo noi denunciato, visto, perché è confermato, perché abbiamo avuto durante il report la presenza del primo dirigente della Polizia Postale di Catania, che coordina ovviamente il flusso delle nostre informazioni e che ha detto che quasi il 90% del materiale che arriva alla Polizia Postale, anche nazionale, dipende da Meter. E questa è la dimostrazione che c'è anche un'autorità che conferma le cose che diciamo. Quindi molte volte noi pensiamo che sono solo numeri che snoccioliamo, ma poi è il concreto lavoro affinché possiamo evidentemente aiutare qualcuno o molti che sono intappati in queste forme di abuso. La pedocriminalità risulta oggi molto più strutturata e ben organizzata. Lei parlava ad esempio della sfida, tra cui il ricorso frequente alle comunicazioni crittografate. Mi viene in mente anche i problemi con le leggi sulla privacy. Ecco, vorrei un po' più nello specifico approfondire le sfide con cui ogni giorno lottate. Innanzitutto noi ci appelliamo sempre ai colossi del web, colossi che hanno i servizi digitali, che possano eventualmente dare un apporto ulteriore, bypassando la questione che la privacy vale più del diritto alla difesa dei bambini. La privacy non può essere soltanto un paravento che garantisca, ovviamente la privacy, un diritto sacrosanto e fondamentale per ogni uomo, però ci sono dei criminali che, avvallandosi della privacy, fanno di tutto per poter bypassare i loro crimini, e credo che le società devono, lo fanno in alcune parti, ma devono sempre di più collaborare con le forze dell'ordine e trovare una mediazione, perché il crimine è sempre crimine, il danno ai minori è sempre un danno ai minori, ma non soltanto ai minori, parlo anche delle persone vulnerabili, adulte, deboli. E questo è uno, quindi la privacy, che è molto attenzionata a livello europeo, nei regolamenti europei, anche nelle legislazioni nazionali, credo che dovrebbe sempre mettere al primo posto, credo che lo metta, la questione della sicurezza dei minori contro i reati così abietti e abominevoli. Dall'altra parte, evidentemente, la criminalità organizzata si è organizzata perché ha fiutato da molti anni ormai che i bambini sono business, si fruttano, soprattutto per la perversione sessuale, che è la questione del godimento sessuale su bambini e con bambini, e quindi di conseguenza hanno strutturato dei criminali, veri e propri criminali, non si vuol dire questa parola, ma sono veri e propri criminali, piattaforme, strutture che guadagnano sul prodotto, ma anche sull'abuso dei bambini. Immaginate il traffico di esseri umani, dove c'è anche la parte relativa allo sfruttamento sessuale dei minori che vengono trafficati in tutto il mondo. Allora, il problema è che diciamo queste cose, però dovrebbero poi passare in azioni, con risorse, con impegno, con ognuno al suo posto, ognuno con la sua parte, però che ognuno faccia veramente la sua parte. So che lo fanno molti, ma bisogna fare ancora di più. Nel tempo, infatti, voi avete instaurato rapporti di collaborazione con diverse realtà, realtà anche istituzionali. Fondamentale ad esempio il rapporto di collaborazione con la Polizia Postale delle Comunicazioni Italiane, ma anche con le polizie estere. Ecco, magari ci racconti un po' di questo rapporto di collaborazione e soprattutto i risultati che avete raggiunto. Si parla di tantissime operazioni. Noi, le nostre segnalazioni vengono formalizzate ufficialmente con la Polizia Postale Italiana, il Centro Cibernetico e Nazionale, e soprattutto, essendo legati in Sicilia, noi mandiamo tutto alla Polizia Postale Sud Orientale, coordinata dal dottor Labella, primo dirigente.
e questo è uno. Il flusso delle nostre informazioni favorisce l'apertura di indagini da parte della polizia postale, in questo caso, e della magistratura, favorisce la possibilità di operazioni. Noi in tutti questi anni abbiamo sviluppato più di 25 operazioni nazionali e internazionali con le nostre segnalazioni, quindi con veramente centinaia di arresti, di indagati di migliaia in tutto il mondo, e abbiamo individuato minori, abbiamo osservato qualche minore, quindi la segnalazione, la denuncia favorisce la possibilità di un approfondimento. Non dobbiamo avere mai paura di denunciare quando i fatti sono in un certo qual senso particolarmente evidenti e accertati. E quindi la collaborazione è fondamentale. Abbiamo anche un protocollo di lavoro con la Polizia Postale dal 2008, rinnovato lo scorso anno col capo della Polizia, e questo ci permette di poter, come dire, vantarci la possibilità di collaborare con le forze dell'ordine che sono preposte al contrasto repressivo e non solo repressivo. Poi anche le varie segnalazioni che mandiamo alle varie polizie del mondo, cito soltanto che sono Nuova Zelanda, Francia, Albania e tanti altri, dove ci permettono di poter, nel momento in cui individuiamo la possibilità, inoltrare la segnalazione. Questa segnalazione evidentemente non dipende più da noi, ma dipende dalle forze dell'ordine, possono approfondire attraverso azioni investigative la segnalazione stessa. Noi abbiamo un ruolo, noi non siamo né investigatori né tantomeno poliziotti, noi siamo una realtà associativa da 30 anni nel campo che si occupa di tutelare i minori, non soltanto con la denuncia ma anche con la formazione, l'informazione nelle scuole. Abbiamo incontrato lo scorso anno più di 30.000 tra studenti, genitori, anche incontriamo ovviamente operatori delle parrocchie, i sacerdoti, altre agenzie educative. Allora noi, il rapporto tra polizie e anche società e chiesa ci permette di poter dare il nostro contributo, evidentemente fondamentale, chiaro e soprattutto operativo. Ho parlato più volte di un'azione che va condotta insieme, che richiede la responsabilità di molti, la scelta di molti di stare dalla parte dei bambini, un'azione globale, concreta, anche repressiva e anche dal punto di vista culturale. Come dovrebbe essere, come immagina lei, una cultura realmente che tutela e accompagna l'infanzia? Io sono sempre convinto che è assurdo pensare che la difesa dell'infanzia dovrebbe diventare una discussione, una possibilità. Io credo che in natura dovremmo già automaticamente difendere i piccoli, i deboli, ma in natura lo fanno tutti gli animali, tutte le specie. Cioè non c'è specie al mondo che non difende i propri cuccioli, e non c'è specie al mondo che non fa di tutto per stare dalla parte dei cuccioli, dei piccoli, che li aiuta, che li educa a cacciare, che li educa a vivere in autonomia. Io credo che l'uomo animale razionale dovrebbe essere così, ha una grande eredità dopo decine e decine di millenni di presenza dell'uomo sulla terra, ha acquisito patrimoni di rispetto, di dignità, deve fare ancora di più, non deve diventare un animale predatore ma un animale accompagnatore che sappia far vivere i piccoli in una dimensione nuova. È tutto un problema di scelte. Certo, se noi scegliamo la via della soppressione, del male, la via della manipolazione psicologica, della sottomissione, del potere, figuratevi, è ovvio che tutto questo diventa sempre più esponenziale. Quando noi pensiamo che i corpi possono essere sfruttati dai bambini fino alle persone adulte, donne, uomini sfruttati nel loro corpo, trafficati, beh, questo è veramente un abominio. Cioè, se noi ancora pensiamo che tutto questo è tollerabile perché è possibile, no, ma qui dobbiamo veramente scendere in campo, che non è soltanto legato agli abusi sulle donne o sugli uomini adulti. Qui stiamo parlando che sono le piccole donne, i bambini, le bambine. Però anche in questo caso la cultura cambia quando c'è un'informazione corretta, quando l'informazione, lo ripeto, non ha questa capacità, questa lettura di entrare dentro un sistema da scardinare, è normale che noi continueremo così. Il prossimo anno ancora riteremo ci saranno abusi, ci saranno situazioni, ci saranno abomini, e no, non può funzionare così. Noi dobbiamo fare di tutto, e uno ci prova, a diminuire, per non dire sconfiggere, questo problema. Vorrei aprire infatti anche una parentesi proprio sul lavoro che fate ogni giorno col centro ascolto, un lavoro molto importante perché lì toccate
le ferite profonde che lascia l'abuso sessuale, che lascia questa drammatica situazione. È un importante lavoro di ascolto, di accompagnamento delle vittime in un percorso proprio di liberazione e di riscatto. E innanzitutto grazie, Don Fortunato, veramente per quello che fate. Ma noi cerchiamo di dare poi risposte concrete. Io spesso dico, lo voglio ribadire, a volte non arriviamo a tutto, a volte magari le attese di chi si rivolge per un aiuto non trova non accoglienza ma sostegno, anche perché molte volte può accadere che al centro ascolto si rivolgono a noi già con procedimenti giudiziari aperti, con delusioni, con sentenze già programmate, la gente non si è sentita soddisfatta della giustizia, della situazione in cui si è venuta a trovare, allora magari alcuni si rivolgono a noi, che possono essere anche situazioni legate a vari tipi di soggetti sociali, perché l'abuso è abuso, non è che qui, perché io sono prete, mi occupo soltanto degli abusi dei preti, no, i preti sono abusatori anche loro, gravissimi quello che fanno, come tanti altri, papà, mamme, medici, pediatri, insegnanti, allenatori. Centri d'ascolto però si rivolgono alle vittime e le vittime giustamente hanno bisogno di essere accolte, ascoltate, accompagnate. Il dolore a volte acceca, non permette di avere un equilibrio, allora bisogna fare un lavoro sereno, attento, ma per anni tante volte non è un problema soltanto di dire denunciate, che devono denunciare, ribadisco, devono denunciare per ottenere giustizia e per interrompere questo circolo di morte, però dall'altra parte poi sono gli effetti collaterali, le situazioni di dolore, l'angoscia, l'ansia, il trauma che chi ha subito si porta dietro, la fatica delle relazioni, è tutto un complesso di cose. Cioè, quindi il centro di ascolto Metere, che solo lo scorso anno 220 colloqui abbiamo avuto con persone reali, anche di abusi sessuali legati anche online, ma non soltanto questo, problemi di depressione, di ansia, di abbandono. Allora, tutto questo mostra come noi facciamo la nostra parte, però se ogni anno 200 persone si rivolgono al centro Metere per essere ascoltate, aiutate, accompagnate, in tutti gli anni già siamo arrivati a quasi 3.000 persone che noi abbiamo accolto, e non è cosa da poco. Cioè, noi non vorremmo accogliere nessuno, nel senso, perché non c'è più il problema, ma però noi facciamo la parte assieme sicuramente a tante altre realtà, agenzie che fanno la loro parte, ed è giusto che si faccia. Noi abbiamo uno specifico che è quello particolarmente legato all'abuso sessuale, facciamo quello che è giusto che si faccia, certo sempre con i nostri limiti, con le nostre fatiche, con tutto ciò che comporta questo tipo di delicatissimo servizio alla persona, all'uomo, alle persone ferite. Don Fortunato, io la ringrazio per essere stato con noi e mi auguro veramente di cuore che questa intervista possa essere ascoltata da tantissime persone e invitare a una presa di coscienza. Grazie per l'ospitalità, perché informare è sempre la via per prevenire ogni tipo di male o anche aiutare a fare del bene. E allora io credo che questi spazi che mi avete riservato, a me e a Meter, possa veramente contribuire ad un alzare la coscienza, a dire che non si è soli. Io, se mi permetta di lasciare un messaggio, chi ci ascolta devono capire che non sono soli, c'è qualcuno che sta dalla loro parte. Abbiamo noi in questi 30 anni anche fatto tanto affinché i bambini di oggi o che nascono oggi possano trovare sempre un ambiente di sicurezza, persone ancora ricche di umanità che sappiano fare la parte giusta in un mondo che spesso è ingiusto. E allora io credo che questo fa bene a tutti. Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori per averci seguito. A presto, Denise Arcieri. Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.